Buonasera siciliani e siciliane, bentrovati. Ieri davanti al comune di Catania si è tenuto un presidio organizzato dalla rete dei comitati territoriali siciliani contro la realizzazione di un inceneritore nella contrada Codavolpe. Hanno partecipato alla manifestazione soprattutto gli abitanti del comune di Vaccarizzo e di Lentini. Sarebbero loro infatti i diretti interessati dell'opera inquinante, un'opera che si aggiungerebbe alla discarica della Sicula Trasporti e al progetto di impianto di biogas della Vittoria Energia. Metis Bombasi del Coordinamento per il Territorio di Lentini spiega: abbiamo scelto di realizzare un presidio di protesta sotto il comune di Catania perché colpevole di aver sempre dato parere favorevole a progetti di morte nel nostro territorio. Impianti sovradimensionati che servono solo al profitto di imprenditori senza scrupoli, col benestare delle istituzioni che dovrebbero garantire la nostra sicurezza, ma che sono sempre ossequiose e pronte a concedere autorizzazioni che tolgono la parola ai comuni. Ma non scordiamo anche il ruolo di ARPA, ASL, sovrintendenze e tutti i funzionari regionali che hanno permesso il gioco di questi imprenditori senza scrupoli. Durante la manifestazione è stata mossa una dura critica nei confronti del modello di gestione dei rifiuti che l'attuale governo e quelli precedenti hanno portato avanti. Un modello malsano che ha generato il monopolio della Sicula Trasporti e l'avvelenamento di un intero territorio. Un territorio che ancora una volta è sotto attacco, un attacco mosso in maniera congiunta da regione e imprenditori della Munnizza, coloro che pensano alle proprie tasche e pensano che la vita delle persone può essere sacrificata per il profitto. Sia l'inceneritore che il mega impianto di biogas non verrebbero realizzati per rispondere alle esigenze degli abitanti. Verrà trattata infatti una quantità di rifiuti che va nell'ordine delle decine di migliaia di tonnellate, una quantità molto maggiore rispetto a quella dei rifiuti prodotti dal territorio. Durante la manifestazione tanti gli interventi al microfono che tra le altre cose hanno delineato i prossimi appuntamenti di lotta. Adesso ci spostiamo a Messina, dove non si placano le polemiche in merito alla mancata riapertura della biblioteca regionale universitaria. Cittadini e studiosi lanciano un appello per restituire alla città di Messina uno spazio che intanto utilizzavano prima dell'emergenza. Nonostante l'apertura fosse fissata per il 30 giugno, ancora i locali della biblioteca sono chiusi al pubblico. Nel frattempo, i firmatari dell'appello sono arrivati a 472 e concludono la nota così: biblioteca regionale ancora chiusa, 472 messinesi chiedono la riapertura. Ci auguriamo anche che la BRUM venga messa in condizione di espletare al meglio i suoi compiti istituzionali, con orari di apertura più prolungati e in una sede diversa da quella attuale, nell'interesse di una maggiore fruizione. Una sede non più dislocata su tre plessi, ma capace di ospitare tutto il posseduto e le future acquisizioni, con una centralità nel tessuto urbano, una nuova sede consona, come in passato, al suo secolare prestigio. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19.